Siamo di nuovo in diretta. No, prima di raccontarvi ancora un paio di cose su Arvind Gupta, che appunto nel campo degli autori di tutorial, insomma, è un grande, diciamolo. No, mi interessava sapere se, appunto, se qualcuno di voi abbia mai cercato e utilizzato qualche tutorial per imparare a fare qualche cosa e se poi effettivamente abbia funzionato. Prego. Ok. Sì. Io ho provato a fare un origami. Un origami era abbastanza complesso, era un fiore, era un tulipano, e lì per lì mi basavo sulla tempistica, quanto tempo ci avrei messo, e c'erano 10 minuti, però poi nell'applicare le tecniche ci ho messo più di un'ora, però alla fine è uscito Era un il primo. fiore. È un primo fiore. Però dopodiché non ho marcato, negativamente la situazione. Uno sei riuscito a impararlo. Sì, uno è Ok. uscito correttamente. Un po' ci ho messo anche una graffetta sotto perché si apriva, però Ah, il fiore arrivava fino in fiore. Poi anche qualche altra cosa, tipo qualche video per imparare a utilizzare qualche software tipo generico. E quindi diciamo che c'è stata una buona riuscita bene. Grazie. Qualcun altro ha mai cercato o utilizzato i tutorial? Beh, ci sono cose che si prestano di più forse insomma, ad diventare oggetto di tutorial e insomma, Ho imparato qualche accordo, ho imparato a fare qualche scala, poi. grazie. Sì, io anche utilizzo talvolta tutorial video, ma a volte anche tutorial su internet semplicemente scritti per realizzare in particolare cosmetici a casa, cosmetici semplici, però in realtà cercando su internet si trovano cosmetici anche molto complessi come possono essere bagnoschiuma, shampoo, ben formulati, che effettivamente al giorno d'oggi, sapendo anche dove reperire le materie prime, potremmo tranquillamente tutti realizzare a casa. Io ho provato con quelli base, per esempio il burro cacao, e devo dire che da quando ho provato io non ho più acquistato burro cacao. Idem per la ceretta, io non l'acquisto più, me la faccio a casa perché effettivamente mi sono resa conto che è semplicissima da fare. Il livello di soddisfazione è altissimo e magari anche se effettivamente l'impegno per ottenere la cosa è maggiore rispetto a quello di andare nel negozio e comprarla, io non tornerò indietro sicuramente, continuerò a fare quello che faccio a casa grazie ai tutorial su internet. Ha introdotto un tema interessante, cioè che vedremo dopo, perché tanto non è presente già nel nostro progetto. Grazie. C'è qualcun altro che ha utilizzato mai tutorial per imparare a fare qualcosa? Del momento senza dover, diciamo che fornisce, dà anche la possibilità di soddisfare un'esigenza senza dover necessariamente approfondire o avere una conoscenza super illustrata nel territorio di cui ti stai interessando in quel momento. Vabbè, comunque il posto da cui attingo di più sono i tutorial musicali, cioè quelli chitarristici del ukulele. Sono
ne guardo tanti anche di, di uno stesso brano, perché poi alla fine del risultato cerco comunque di ottenere qualcosa di personale, quindi mischio le cose imparate da più tutorial per poi alla fine non ripetere pedissequamente un insegnamento, ma cerco di appunto prendere da più insegnamenti. Ci metto anche del mio e poi alla fine cerco di fare qualcosa di originale o qualcosa che racconta più di me. Certo. Grazie. Io ho utilizzato tutorial, una cosa curiosa che io so quando cucino, perché faccio un esempio, io compro una cassetta da un produttore biologico che ogni settimana da questa cassetta è a sorpresa, perché poi devo dire a casa nostra non si mangia molto la verdura, quindi ho introdotto questa nuova pratica della verdura, quindi il fatto di trovare delle ricette magari un po' più appetitose con degli ortaggi magari anche a me o alla mia famiglia sconosciuti. Certo. L'altro giorno mi è arrivato il cavolo rapa, adesso che faccio, oppure il broccolo, quindi trovare qualcosa da far mangiare a tutta la famiglia, anche a al telefono, tu velocemente, quindi qualcosa, ce ne sono, in cucina ce ne sono tantissimi, quindi al momento c'hai questa cosa in mano e dici, cavola, come la faccio? E metti insieme un po' di ingredienti, prepari la cena, il pranzo. Quindi io lo utilizzo, a parte con Arvin Gupta, per me è stata proprio una scoperta quando leggero, perché lavorando con i ragazzini, con il riutilizzo dei materiali e tutto il resto, sì, li utilizzavo, però effettivamente è oltre, cioè, ce ne sono tantissimi, come certo. Il teatrino, l'animazione, i giocattoli e tant'altro. Nella vita corrente, sì, praticamente lo uso sempre. Professione, l'alta corrente, ormai è diventata una cosa che mi accompagna. Certo. Quasi quello che non saprei, però ti aiuta oltre i libri, vabbè certo, sono legata sempre molto ai libri, essendo io magari un po' più grande del resto del gruppo, perché per me il libro è sempre il libro, però al momento ti risolve il problema, diciamo. Grazie. Qualcuno ha mai invece pensato di fare un tutorial? Io so fare una cosa particolare, quella cosa lì, mi sento di insegnarla a qualcuno sul web e faccio il mio tutorial di qualcosa. Non è mai balenata l'idea di... No. Semplicemente perché, per come sono io, non mi ritengo in grado di poter insegnare neanche a nessuno. Però la ritengo un'idea ottima. Per cui non escludo in un futuro, se dovessi sentirmi abbastanza convinta delle mie capacità da poter effettivamente condividere con qualcuno queste mie capacità, appunto non escludo di farlo, proprio perché è un ottimo mezzo di condivisione della conoscenza. Quindi quello che ti blocca è semplicemente il fatto che le cose che so fare al momento, secondo me, ci sono già su internet, semplicemente. Ne ritengo di poter dare nuovi apporti. E secondo me, appunto, a volte non ha neanche senso questa ridondanza di demo, di tutorial, ma anche semplicemente di informazioni molto, molto, molto simili fra loro. Ce ne sono alcune che ti rendi conto sono effettivamente inutili. Un ripetere di cose dette meglio da altri. Secondo me è giusto che ci siano, però è anche giusto dare spazio a chi è effettivamente valido, piuttosto che a chi lo fa per esibizionismo, quando non semplicemente per puro piacere personale, però non ha il fine primo di effettivamente insegnare qualcosa, certo. Quanto di mettersi magari alla prova semplicemente davanti a un video e condividere quello che ha fatto. Cioè, per me è no, ma semplicemente perché non è una cosa che rientra nel mio carattere al momento. Certo, no, grazie, molto chiaro. Quali devono essere secondo voi le caratteristiche vincenti che deve avere un tutorial per funzionare? Cioè due tutorial per insegnare a rollare le sigarette a bandiera. No, storia di vita vissuta, true story. No, cioè, lo stesso argomento. Ok? Cos'è che può far vincere
l'un autore rispetto all'altro? Quali sono le cose che apprezzate di più in un tutorial di, appunto, dello stesso argomento, anche più banale dell'universo, di un autore rispetto all'altro? Ok, quindi la semplicità e la chiarezza. Ok, ma no, è importante. Grazie. Altre caratteristiche che pensate siano vincenti nel... Stavo pensando a volte il fattore lingua può essere un limite, anche un vantaggio. Ci sono alcuni tutorial dove effettivamente l'uso di altre lingue diverse dalla mia a volte rappresenta un po' un limite, quando appunto la cosa non è rappresentata praticamente, ma magari ti spiegano qualcosa da un punto di vista un po' più tecnico, allora lì a volte mi perdo, faccio fatica a seguire. Quindi a volte diciamo ci sono questi confini linguistici per magari limiti miei o limiti di chi sta parlando troppo veloce o cose del genere. Quindi a volte predilico dei tutorial molto dimostrativi, quindi dove la lingua è ausilio in più ma non è la cosa principale, oppure dei tutorial di gente che parla piano o perché no anche in italiano, cioè la cosa ideale, ma in realtà mi rendo conto che forse noi in Italia non è che ne facciamo tanti rispetto al resto insomma del mondo, o forse anche gli italiani stanno parlando, cioè stanno scegliendo anche loro di rivolgersi a un pubblico internazionale, hanno scelto anche la lingua inglese che secondo me è anche giusto, è anche giusto Certo. così. Quindi anche okay, anche la lingua, in effetti, l'hai visto prima con Arvind Gupta. Altro? No, perché vi chiedo questo? Perché chiaramente, siccome stiamo lavorando, cioè state lavorando a un format di edutainment, che serve appunto per, insomma, per far passare un messaggio di un certo tipo, magari anche delle competenze, no? Per capire appunto quali sono le caratteristiche che piacciono a noi quando cerchiamo nel web un contenuto insomma, da quale vogliamo imparare qualcosa, e inserire queste caratteristiche nel nostro format, fondamentalmente. Quindi, abbiamo detto la semplicità, la chiarezza, la competenza, c'era il discorso della lingua, c'era... Avete qualcosa da aggiungere ancora? Cosa segnalereste di... Va bene così, no, Aggiungo io ok. qualcosa. Una cosa che, a cui io faccio attenzione è il grado di affidabilità, nel senso che non sempre riesco a dare fiducia a un estraneo che mi racconta una cosa di cui magari non sono molto informato a prima vista. Quindi il grado di affidabilità lo puoi verificare in due modi. Uno è semplicemente leggendo la lista di commenti che trovi sotto il tutorial, e di solito c'è qualcuno che magari è più competente, che mette in luce se ci sono dei difetti, e
in quanto presentato, oppure se non si tratta proprio di un tutorial, ma più in generale rispetto al web, quello che diceva Andrea Pezzi, cioè il fatto di essere riconosciuto da una comunità come una figura, un ente che su quel tema ha un grado di affidabilità, per cui se, faccio un esempio banale, se volessi leggere un articolo che parla di tecnologie, lo trovo su Wired, probabilmente potrei anche ritenerlo abbastanza affidabile, se lo trovo su chi comincio a dubitare o comunque a cercare altre fonti rispetto a quell'articolo. Se devo realizzare, probabilmente è una cosa che possiamo anche, su cui possiamo ragionare, se devo realizzare un tutorial che in qualche modo comunque parla di educazione, sono più interessato a Arvin Gutta, nel mio caso, che ha alle sue spalle una storia e che pone la sua storia all'interno della modalità con cui vengono presentati e ciò che viene presentato nei suoi video, quindi l'attenzione scientifica nella creazione del giocattolo, una presentazione che è comunque efficace, che ha delle modalità abbastanza chiare. Poi è anche vero che può succedere che, e mi è successo, che trovo dei video di Arvin Gupta che sono incompleti o che presentano non nella maniera più soddisfacente, ad esempio la costruzione di un giocattolo, che magari vediamo meglio anche chi è Arvin Gupta, perché in streaming non abbiamo mai parlato di questo. Certo. E vado a completare questa conoscenza con siti o con tutorial che mettono in luce qual era il difetto di quella presentazione. Guarda che hai realizzato, chiamo caso, una macchinina che fatta così non funziona perché il cartone è troppo largo, troppo stretto, è troppo fine, forse conviene sostituirlo. Ecco, tutti quelli integrano la competenza che magari era latente in quel caso su Arvin Gupta. Però il grado di fiducia è, secondo me, determinante. È evidente che se vado a vedere la nonnina, lo vado a fare soprattutto perché mi diverte, innanzitutto. Il motore è il divertimento di vedere una nonnina che parla in dialetto e che racconta un trick, uno sgamo, un elemento di semplificazione per fare qualcosa, magari in cucina. Certo. Non credo, cioè se sto cercando invece un tutorial che abbia una competenza anche pedagogica, un po' più approfondita, forse la nonnina la salto o non si sta rivolgendo a me, probabilmente si sta rivolgendo a un pubblico molto più ampio che non ha interesse in quel momento tanto a avere competenze pedagogiche, ma a divertirsi apprendendo comunque un trick, appunto, cioè potrebbe anche essere poi che effettivamente uno mette un chiodo nella patata e la mette e vede cosa succede. Però attenzione, perché e questo lo dicevamo gli altri giorni, non mi fido neanche di quei tutorial che ti insegnano a fare tipo le borsette con le buste di plastica stirandole, creando diossina nell'ambiente. Cioè bisogna fare attenzione a questi trick che siano poi alla fine effettivamente efficaci. Quindi, riassumendo, il concetto di fiducia rispetto a chi fa a chi crea quel tutorial o chi crea quel format, cioè il suo grado di affidabilità dato da chi? O da una community più in generale, quindi da utenti che commentano, e questo lo vediamo anche banalmente nei siti di viaggio. Sono stato nell'albergo Tizio Caio e il bagno era sporco, pieno di tutto, la colazione non mi è stata servita, mi hanno preso a ceffoni quando sono arrivato. Ecco, se ne leggo una decina, probabilmente non prenoto in quell'albergo. Certo. E questo già fa una scrematura, dà un grado di affidabilità o meno rispetto a quell'albergo. E la cosa interessante è che in realtà mi sto fidando di un emerito sconosciuto, perché probabilmente non conoscerò la persona che ha pubblicato quel commento rispetto a quell'albergo. Per cui se ce n'è uno, e poi ce n'è uno estremamente positivo, probabilmente quasi si annullano, se vedo che ritorna quel tipo di commento comincio a pensare che effettivamente ci sia un problema rispetto a quell'albergo, quel luogo. E lo stesso, secondo me, si può applicare a un tema, nel caso ad esempio dei tutorial. Se vedo che c'è una serie di commenti negativi che mettono in evidenza un tema affrontato in maniera sbagliata o che ha delle imprecisioni o che quella persona è una persona che in realtà non è quello che dice di essere,
Ecco, tutti questi elementi mi fanno aumentare la mia fiducia nei confronti di ciò che vedo oppure diminuire. Quindi innanzitutto un grado di fiducia che può essere dato appunto banalmente da voto o commento rispetto a quanto visto, e poi un grado di fiducia che invece è dato da una comunità già riconosciuta, per cui il fatto che sia la Treccani che dice sì, questi contenuti sono validi, allora dico va bene, probabilmente la Treccani si avvale, cioè mi fido della Treccani perché si avvale probabilmente di un team di specialisti che analizza tutte le fonti in maniera tradizionale, andando quindi a fare una ricerca approfondita, mi fido di quella ricerca. Quindi la discriminante che metteva a pezzi, ritornando indietro un attimino su quanto visto rispetto a OVO, è una discriminante che ha senso e che va considerata anche nella costruzione di un tutorial che magari vuole avere di un tutorial o di un format che deve rivolgersi a qualcuno. E questo ci porta al concetto del target, tra l'altro, sempre riferito alla forma, al format che andremo a creare noi, ma questo magari lo vediamo, lo approfondiamo più avanti. Sì. Vogliamo vedere invece giusto per farvi vedere che non abbiamo scelto dei tutorial così, cioè dal primo che passava. Ruggero, adesso ci racconti qualcosa di Arvind Gupta. Dunque, il tutorial che abbiamo visto prima, che poi in realtà era Arvind Gupta stesso, è uno dei risultati che possiamo trovare scrivendo appunto questo nome. Considerate che Gupta è un nome estremamente diffuso in India, però se scrivete Arvind Gupta probabilmente troverete un insegnamento, un trick, un tutorial che ci parla di come realizzare un giocattolo, e nello specifico un giocattolo scientifico che ha un tema di base scientifico, quindi c'è un elemento educativo e c'è un elemento di divertimento essendo un gioco. Allora, in questa slide ho voluto scrivere questa cosa perché è interessante rispetto al concetto di trasformazione. Dice, alcuni parlano di cercare di cambiare il mondo, poi ci sono persone come Arvind Gupta che hanno trascorso gli ultimi 30 anni a fare così. Un laureato in tecnologia, Gupta ha lasciato una promettente carriera come ingegnere telco per insegnare le scienze. Cioè, quest'uomo in realtà, la storia è un po' più complessa, ma semplificando, era un ingegnere che lavorava sulla progettazione di camion, e a un certo punto avviene nella sua vita un qualcosa che cambia il destino del suo percorso, cioè inizia a ragionare sull'insegnamento di quello che lui conosce meglio, cioè le scienze, e dice, dopo aver visto alle luci costosi kit di scienza lasciati aperti per paura di danneggiarli, Gupta si rese conto che gli insegnanti dovevano essere in grado di fare da loro i materiali necessari per insegnare. Ecco, qui c'è il proto-tutorial. Cioè, Gupta dice, l'insegnante deve imparare a fare da sé il materiale che poi andrà a consegnare in mano ai bambini per raccontare un elemento specifico, la matematica, la geografia, come funziona la legge dei colori, insomma, per raccontare un elemento specifico, nello specifico la scienza. E dice una cosa che a tratti divertente, a tratti non così divertente, ma che racconta anche un po' del nostro pensiero su quando andiamo a progettare delle cose. Cioè, dopo aver visto all'Unicef costosi kit, troppo belli, troppo usano materiali troppo preziosi, troppo perfetti, quindi vengono lasciati aperti per paura di danneggiarli perché costano troppo e quindi non posso più darli in mano a un bambino. Se si rompe è un problema. Allora, un giocattolo che se si rompe è un problema, già è studiato male. Un materiale che deve andare in mano a un bambino e il cui difetto principale è che se si rompe è un problema e quindi non posso più andare avanti in quello che pensavo, ecco, già qui
nasce un problema. Allora, che qualcuno abbia progettato dei kit didattici dove se si rompe è un problema, mette in luce il fallo di chi ha realizzato questo kit. Quindi quando progettiamo dei materiali o ci troviamo nella condizione di progettare materiali, giocattoli, o se dovessimo trovarci in questa condizione, pensiamo sempre che la rottura del giocattolo può anche essere in realtà educativa. Il fatto che un gioco si rompa e mostri dei cedimenti o che mostri la possibilità di rompersi deve essere compresa nella progettazione. Quindi dice, qual è la cosa migliore? Che l'insegnante che usa quel materiale sappia ricostruirlo e possa andare avanti nel caso si rompa quel materiale o si usuri. Dunque, per Gutta la scienza non è l'hardware, è un punto di vista. Ha iniziato così a creare giocattoli da oggetti di uso quotidiano, spesso spazzatura, e vediamo che poi il progetto più famoso di Gutta si chiama proprio Thorston Trash, cioè giocattoli dalla spazzatura. Così ha iniziato a creare giocattoli da oggetti di uso quotidiano, spesso spazzatura, per insegnare ai bambini concetti scientifici con la convinzione di fondo che una formazione costosa non necessariamente sia la migliore. E qui nuovamente torniamo un po' a quanto detto negli incontri precedenti, si mette in discussione il progetto educativo che si sta diffondendo, si è diffuso nell'ultimo secolo, dicendo appunto non è detto che una grossa spesa produca, a livello educativo, produca il risultato migliore. Può anche darsi che la cosa più semplice sia quella più efficace. Creare la cosa più semplice è la cosa più difficile, chiaramente. Cioè, è il famoso segreto di Pulcinella. Volevo ancora sottolineare una cosa rispetto all'hardware, cioè è un punto di vista, la scienza è un punto di vista. Questo è estremamente interessante perché uno degli insegnamenti, che forse è uno dei più importanti per me, che la scienza ci dimostra, è che un metodo è valido finché non viene smentito da un altro, quindi anzi è scientifico perché può essere smentito. E questo vale anche a livello pedagogico e a livello educativo, cioè non è detto che un modello sia eterno, anzi un modello è valido proprio perché può essere soppiantato e deve essere soppiantato da uno migliore. Nel 78, nell'ambito del programma per l'insegnamento delle scienze in India, mette a punto la sua idea di creare semplici giochi ed esperimenti didattici con materiali localmente disponibili ed elementi di solito gettati nella spazzatura. Non l'ho detto, Arvind Gupta è un indiano, forse non l'ho detto, e quindi si trova praticamente non in un paese ma quasi in un continente, dove anche il problema dell'alfabetizzazione è un problema che può essere rilevante. E quindi nel 78 si inserisce in un programma di insegnamento delle scienze che viene sperimentato. Il fatto di poter sperimentare ancora nuovi programmi di educazione è una cosa che permette quindi la sperimentazione, no? Io ancora oggi penso quanto è necessaria la sperimentazione sempre attuale anche a livello educativo di nuovi modelli. Cioè, pensare il fatto che l'educazione sia un fenomeno dato è la cosa più terribile che ci può essere consegnata. In realtà la sperimentazione deve continuare, quindi viene creato questo team che inizia a sperimentare, e tra questo team c'è Arvind Gupta che parte dall'idea del giocattolo creato dalla spezzatura per raccontare la scienza. Qui lo vediamo col presidente, vedete? Immagine mi piace sempre tantissimo perché è l'immagine di un bambino di 3 anni per me, alle prese con il suo giocattolo e nella comprensione di questo giocattolo. E la cosa più bella è che è raccontato e spiegato il giocattolo da un bambino, quindi un'educazione tra pari. Un bambino di 3 anni, che è il presidente dell'India, viene istruito da un altro bambino. L'autofabbricazione di giocattoli semplici affascina ancora oggi i bambini di tutto il mondo. Ecco qui. Scardiniamo uno dei primi luoghi comuni per cui un giocattolo semplice non può piacere a un bambino di oggi, perché il bambino di oggi è sofisticato rispetto a
tutta una serie di stimoli che ha ricevuto da una società estremamente complessa, ricca di informazioni, di stimoli, la televisione. Ecco, non è vero, ancora oggi un gioco semplice è in grado di affascinare un bambino quanto un adulto. E partendo da questo presupposto, Gupta ne fa il segno distintivo del suo movimento di divulgazione scientifica. E vediamo che questo movimento cresce a tal punto da arrivare ad esempio a Putignano, nel senso che l'utilizzo, e questo è l'elemento che è interessante, che ci permette di ragionare oggi sul project work, cioè l'utilizzo di internet permette di rompere gli argini, i confini politici, ideologici, culturali, religiosi, che legano spesso delle forme positive, anche educative, ma non solo, di pensiero a una nazione, e gli permette invece di espandersi. E quindi non a caso quel tutorial che abbiamo visto in hindi era proprio efficace, proprio perché parlava un linguaggio universale, che era il linguaggio della pratica, comprensibile a tutti, non aveva bisogno di altro se non appunto il vedere un uomo che in maniera tranquilla, si diceva anche piano, quindi con tutti i passaggi ben evidenziati, sottolineati e chiari, raccontava come creare un giocattolo scientifico e divertente. E credo che tutti abbiano in qualche modo inteso perché scientifico e anche perché possa essere divertente sia nella fase di costruzione che nella fase poi di utilizzo, forse più divertente che nella fase di costruzione quasi che in quella di utilizzo. Il sito di Gupta contiene istruzioni, questo Toys from Trash di cui abbiamo accennato prima. Il sito di Gupta contiene istruzioni per la realizzazione di centinaia di giocattoli improvvisati. Ed egli mette tutta questa conoscenza a disposizione liberamente, senza restrizioni di copyright. Questo è un altro elemento estremamente affascinante. I grandi geni dell'umanità tendenzialmente non mettono copyright, e questo vale anche ad esempio per la Montessori. I materiali Montessori sono, quando lei li ha ideati o ha preso da altri modelli, non li ha dotati di copyright, e quindi sono a disposizione per l'umanità. E questo è un altro elemento interessante del tutorial, cioè il fatto di diffondere liberamente un contenuto. Nel momento in cui tu insegni o metti qualcosa di valido, il fatto di mettere qualcosa di valido è sicuramente una buona discriminante, ma vediamo che poi sarà la fiducia di chi guarda, secondo me, a far crescere o meno gli elementi della validità di quel contenuto. È chiaro che se uno crea un contenuto per far divertire, può anche essere appunto un elemento divertente che cresce proprio per quell'aspetto. È divertente, cresce di popolarità. Se parliamo invece di elementi di altro tipo, può essere meno popolare, ma in una comunità, in una community, essere riconosciuto come più valido rispetto a quello divertente. Quindi non mette il copyright, tant'è che moltissimi giocattoli che oggi vediamo, giocattoli educativi che oggi troviamo nei negozi, non sono altro che la copia dei progetti che trovate sul sito di Gupta e che potete realizzare tranquillamente a casa vostra, come il cosmetico di cui si parlava prima. Cioè, una cosa semplice che tutti possono realizzare, che però potete anche comprare in un negozio, realizzato da qualcuno che ha probabilmente preso spunto dal sito di Gupta. Questa è una conferenza a cui partecipa e dice: l'osservazione e l'attenzione ai processi naturali e alla bellezza del mondo naturale è una caratteristica importante fin dalla giovane età. Dobbiamo incoraggiare i bambini ad acquisire una grande comprensione della complessità del nostro mondo sociale e di tutte le forze sottili che operano in esso. È necessario un equilibrio tra il lavoro intellettuale e il lavoro con le mani, tra lo studio di un testo e la capacità di indagare in prima persona il mondo reale. Dobbiamo attivarci per presentare il campo d'apprendimento in un sistema integrato, piuttosto che frammentarlo in compartimenti stagni. Allora, qui c'è già completamente il mondo di Gupta, e non solo di Gupta, cioè l'idea che è innanzitutto il tempo che viviamo e il mondo che viviamo a richiederci dei cambiamenti e delle attenzioni particolari, soprattutto verso l'infanzia e la costruzione di modelli educativi rivolti all'infanzia, che sono comunque depositari del mondo che comunque anche noi vivremo. E proprio perché il nostro mondo sociale è così complesso, quindi
quello che dicevo prima rispetto al fatto che un bambino vive in un mondo che sta strutturato e complesso e non può avvicinarsi a sistemi, a forme più semplici. In realtà è proprio perché è complesso questo mondo sociale, sovrastrutturato, quello che la Montessori chiama proprio supernatura, un mondo creato da uomini in cui gli uomini però non si riconoscono più, ecco, tutte le forze sottili che operano in esso, psichiche, umane, devono essere costruite partendo dal semplice per comprendere la complessità. E per farlo, qual è? Questa potrebbe essere un power pitch in una pagina di Gupta. Qual è la soluzione che propone? È necessario un equilibrio tra il lavoro intellettuale, il lavoro con le mani, lo studio di un testo, la capacità di indagare in prima persona il mondo reale. Dice, ecco, esistono altri modelli educativi, ho scelto Toys from Trash, questo modello per spiegare la scienza, perché è un compendio di tutte queste cose, cioè mette assieme il lavoro intellettuale, la comprensione di una forma astratta, quanto più astratta che la scienza, che poi in realtà non è nient'altro che il mondo che viviamo, il lavoro con le mani, la comprensione della mano a modellare anche la nostra mente, questo è un dato scientifico, quindi meno usiamo le mani, meno comprendiamo una delle forme di interazione col mondo più forti che abbiamo, tra lo studio di un testo, che è sempre importante comunque la capacità di interagire con un testo e quindi richiede una concentrazione maggiore, ma quindi anche una capacità di arrivare a questa formula che si ottiene, guarda caso in natura, dopo altre conquiste. La capacità di indagare in prima persona il mondo reale, questa invece è una cosa che acquistiamo subito, la capacità di indagare in prima persona il mondo reale, attraverso i sensi, attraverso il nostro corpo, attraverso tutto il nostro sistema complessivo. Poi dice, dobbiamo attivarci per presentare il campo d'apprendimento in un sistema integrato, piuttosto che frammentato su partiti distanti. Quindi la chiusa è proprio questa, deve essere un sistema integrato e per farlo dobbiamo attivarci per creare questo sistema. Ecco, qui vediamo mentre lavora con dei bambini. Nel frattempo il suo metodo è diventato un metodo, diciamo il suo approccio è diventato estremamente conosciuto, estremamente diffuso in India e non solo. The wool has got a lot of fibers in it, and one side low, every fiber, single fiber gets a push. And the result is the whole loop of wool goes round and round like that. Right? Well, you can try it. I really don't know. But this is a very Irish demonstrator, very simple way of making the same toy. Right? Now what I do is, I just take, this is one of those, you know, there is a variation in the straw. Some of them are slightly, you know, this is a slightly stiffer one. And you see the sound in this. Right? I can feel this. And it'd be much louder. Slightly stiffer one. You see this one. So there is a variation. Going round and round, right? Whirling wool. Now, this is half a straw, and I take a sharpened pencil. And I just first make a little hole in the middle with the pencil. Can you see? The pencil must not pierce the other side. All right, can you see a small notch over there? Then I put the pencil at an angle like this, about say 30 degrees from here, 60 degrees from here, or 100 degrees from here. And I keep rotating it. Because it fits inside the straw. Because you see, the pencil is like a hole, right? So I make a hole which is a very rounded hole. There are no sharp edges in this hole. And this you can't do with the scissors, right? There are no sharp edges over here. And this is what you do. And then you take a piece of thread. This is ordinary thread. And you can you see the fibers in the thread? Yeah. I take a piece of thread. I put it in this hole. See this carefully. This hole should be slightly bigger. This is the most common mistake, right? I just
one end of the bed in this hole, and if I blow from here, the thread comes out, right? And then I take both the ends of this thread and just tie a small, the smallest possible knot. This tight knot. And what then what do I do? Cut off these top of the ends. Chop it. Chop it. Trim them as close as possible. Right? And then what do? I just press this knot. Make it small. Right? So now you can just see that it's like the earlier toy, there is a loop of wool, a loop of thread hanging over. So simple to make. And if I blow, what would you expect? Yes, indeed, the knot is right in this hole, right? If the hole is small, the knot is good to just tuck. Most polluted cities in the world, right? And unless about 6-7 years back, they switched over to CNG, compressed natural gas, right? And 20% of our children in Delhi suffered from asthma. 20%. These are figures from the doctors, the Asthma Association of India. This is the figures, because there was so much particles in the air. And this was a very nice therapy for children with asthma. So let me see if my lungs are strong enough, right? And the balloon mouth is too big, so I just double the balloon over here and hold it, so there's no leakage over here from here. And it's a pump, it's a real pump, right? It does real work, right? And if I keep doing like this, what would happen to the balloon after such pumps? It would burst, it would just pop, right? All right? Get to this. Can you recognize what this is made of? That's a horse pipe and that's a plastic. A film roll. A film roll is okay. What is this? Where would you use it? Who said that? Bicycle tires. This is a bicycle tube. See, bicycles have got a tire, a thick tire, and inside the tire there's a thin tube which gets inflated, which you need to pump up. So this is the old bicycle tube. And this is based on a chance discovery, and there is so much to discover because we are living with a variety of materials, all kinds of. We live in a consumer society. Perché è proprio in quel percorso di intelligenza che l'uomo ha fatto che si comprende tutto quello che viene dopo e si riesce a fare l'interazione e una nuova invenzione. Se io non comprendo come funziona un computer, difficilmente riuscirò a innovarlo, perché non ho gli strumenti. Se io comprendo invece da dove viene il computer e qual è stato il suo sviluppo, ma lo comprendo veramente, cioè nei suoi dettagli, quindi riesco a interagire realmente con il computer, allora riuscirò a innovare probabilmente questo strumento e a portare la mia intelligenza a quella più complessiva dell'umanità. E così, quando dice, ripeto, a un certo punto vedete che ha una pompa, gonfia un palloncino, dice, vedete, questa è una vera pompa per gonfiare un palloncino, è proprio vera, funziona, vedete che funziona? Dice, come è fatta? Qual è il materiale con cui è fatta? Allora dicono, ma la telecamera si sposta, va sulla classica, è così, impallata sull'oggetto, e cominciano le varie ipotesi, fin quando qualcuno non dice a bicycle tube o una cosa del genere, che è in sostanza la nostra camera d'aria, no? Già in italiano dovrebbe
l'assonanza dovrebbe dirci cosa, a cosa può essere, per cosa può funzionare anche. Quindi una camera d'aria, poi c'è un contenitore dei rullini, non so se avete notato, e un beccuccio, che in quel caso era sempre una cannuccia, diventano una pompa per ad esempio una bicicletta o un palloncino. A quel punto ho compreso il meccanismo, cioè come funziona, e posso anche ricostruirla o migliorarla o realizzarle di migliori, probabilmente magari non è quella più efficiente, ci sono altre degli esperti che riescono a costruirle anche di più belle, ma ho compreso il meccanismo e da lì posso migliorarla perché ho fatto mio il processo. E questo vale per qualsiasi cosa. A livello educativo, se io ti insegno l'origine, posso farti camminare sullo sviluppo poi di quello che ti sto mostrando. Però devo fartelo comprendere realmente, non soltanto a livello nozionistico. La nozione è utile in seconda battuta, cioè il tutorial, ad esempio, che abbiamo visto nuovamente di ovo o di pignomi, è utile per ricordare alcuni passaggi, soprattutto a livello di storia, ma è nozionistico, non mi serve poi in realtà per comprendere perfettamente come si interviene ad esempio su un restauro, ad esempio per le LEDAC che abbiamo visto in ovo, perché mi sta dicendo, si inserisce in un dibattito, questo dibattito sul restauro, sul Medioevo, e lui interviene in questa maniera, non entra però nel dettaglio tecnico e mi fa comprendere l'origine del restauro e su quali sono gli ingredienti di un restauro. Da per scontato cos'è un restauro in fondo. Ecco, questo è ad esempio un proto, è uno, diciamo, il proto tutorial indiano, cioè Arvind Gupta, che ci forse neanche consapevolmente, cioè neanche, non è partito neanche con l'idea di creare un tutorial, ma crea poi alla fine un ottimo tutorial sapendo usare in maniera corretta i meccanismi che sono quelli universali per spiegare qualcosa, cioè essere chiari, individuare come nel design gli elementi funzionali al nostro progetto. Per raccontarti questo devo, questo è utile, questo è superfluo, questo è utile. Dei più soddisfatti. In realtà oggi è come se fossimo dei viaggiatori disorientati in un mondo che abbiamo creato noi, ma nel quale agiamo per motivazioni che spesso sono esterne a noi. Il denaro in cambio di lavoro, offrire voti a scuola. Questo pezzo l'ho cambiato leggermente. Mi sembrava un po' debole e lo mi sono allora. Dov'è che stava? Ho scritto lo stipendio che ci danno al lavoro, quei voti che ci assegnano a scuola. Non sono le ragioni per cui ci alziamo volentieri dal letto la mattina. Non sono questi gli stimoli che ci fanno appassionare a quello che stiamo facendo. Ok, quindi da dove si, che cosa va cancellato? Ma perché no, adesso era una prova per vedere se funziona tutto il testo. Poi facciamo anche. Esatto. Quindi questa parte è stata cambiata. Sì, sta più o meno qua. Vabbè, comunque sta qua il testo finale. Ok. E se questo modello non funzionasse? Magari li attacchiamo sulla TV. E se la motivazione? Hai capito? Magari li attacchiamo sulla TV. per dare un'utilità. Lo dobbiamo riscrivere. No, sto scherzando. No, attacchiamo questi. E se questo modello non funzionasse? 69 centesimi. 69 centesimi. Sì, stai facendo bene. E se la motivazione più importante fosse da ricercare dentro noi stessi? Cioè, al contrario di quanto si possa pensare, è l'alto livello di soddisfazione e di coinvolgimento in quello che si fa. Ascoltatemi, che dovete dare dei pareri su quello che avete scritto voi. A garantire un apprendimento autentico che porta ad acquisire una maggiore coscienza di sé. Senza motivazione non c'è azione.
Secondo me fin qua, sì. Anche un po' dopo. Questa è la parte che poi introduce il format proprio. Spesso si pensa che l'utilizzo di tutorial possa bastare ai fini di una conoscenza soddisfacente. Allora, nel frattempo noi stiamo andando avanti sulla parte di progettazione che verrà presentata oggi pomeriggio rispetto al project work e a quanto si sta pensando sulla demo di un possibile format. Non vado a spiegare oltre perché tanto c'è il pomeriggio e poi ci sono persone che stanno lavorando alacremente su questo. Nel frattempo preannuncio che dopo la pausa di pranzo farò un breve confronto su quello che abbiamo visto prima, cioè di Arvind Gupta e un modello scientifico, con Dave Eggers, che realizza un ambiente educativo legato alla letteratura, la letteratura americana, e quindi un altro aspetto di edutainment, in questo caso su un contesto che potremmo definire umanistico e non scientifico. Quindi vediamo anche come le discipline possono essere affrontate. In questo caso il lavoro di De Vegas non è un lavoro che si trova online, ma è un lavoro che avviene in un contesto specifico, in un ambiente reale, che ha come, diciamo, come elemento di rappresentanza un negozio che però in realtà nasconde nel backstage, diciamo nella parte dietro il negozio, nella bottega, una scuola di scrittura. E questo lo vedremo però nel pomeriggio. Nel frattempo lascio andare avanti sulla progettazione chi sta lavorando in questo momento.